voi siete stati programmati e vi è stato rubato il vostro potere. Oggi voglio trasmettervi delle nuove credenze e un nuovo potere per controllare la vostra vita. L'unica semplice verità è che la mente conscia è creativa, desidera, spera e svolge il 5% delle attività. Il subconscio è fatto di programmi. Svolge il 95% delle attività e non desidera né spera. La vostra vita, quindi, deriva da questa parte e non da desideri e aspirazioni. La vostra esistenza coincide con i vostri programmi. Potete prendere la pillola rossa, come nel film Matrix, per poter uscire dal programma. Magari l'avete avuta e non vi ricordate, ma vi dico una cosa. L'avete presa quando vi siete innamorati. Quando ci si innamora, non importa quanto schifo facesse la vita, in quel momento preciso si diventa più sani e più felici. La vita diventa stupenda e si crea il paradiso in terra. Si chiama effetto luna di miele. Per poter restare nell'effetto luna di miele, si deve fare una di queste due cose. Restare consapevole. Restare cosciente. In questo modo ci si sentirà sempre luna di miele. La seconda alternativa è molto importante. Si tratta di cambiare il programma del vostro subconscio. Si tratta della psicologia energetica, conosciuta anche come cambiamento delle credenze. Sono nuove tecnologie per riscrivere il subconscio. Dal momento che si può riprogrammare il subconscio, mi basta identificare i comportamenti negativi e sostituirli con i comportamenti che vorrei adottare. Prendo i desideri e le aspirazioni della mente cosciente e ne faccio dei programmi da inserire nel subconscio. Quali sono i vostri desideri, le vostre aspirazioni? Che cosa volete creare? Createlo. È questo che mi rende così energico ed emozionato. Voglio che l'abbiate anche voi. Lo voglio per una ragione personale. Se create il paradiso, anche il mio paradiso migliora. Se tutti creiamo il paradiso, non ci saranno più guerre o violenze o traumi. Staremo nel giardino.